ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dani, ma dove cacchio sei finito? Perché non sei in una stanza normale? Perché ragazzi, ho voluto rappresentare il Milan in costruzione. Vedete i mattoni, i muri ancora da definire. Insomma, questo è veramente un Milan in costruzione. Ma per costruire, per mettere alcuni pezzi magari anche più pregiati, purtroppo bisogna sacrificarne altri. Una metafora incredibile. Partiamo ragazzi dai giocatori che sono con più di un piede fuori da Milanello. Il primo è Caldara, da chi sembrava vicino al Verona, da chi sembrava interessato il Torino. Alla fine l'accordo più vicino potrebbe essere quello col Venezia. Anche qui ragazzi non si parla di cessione definitiva, ma di prestito con diritto di riscatto. Il problema del Milan ragazzi è che ha degli esuberi che non rientrano nei piani di Pioli, che però purtroppo il Milan non riesce a piazzare. Caldara, Conti, lo stesso Castiglieco, anche Krunic, non si riescono a vendere signori, e questo è un problema, perché ovviamente il Milan così facendo non riesce ad incassare per poi investire in altri ruoli. Ecco perché ragazzi il Milan è praticamente costretto a dare via Oughe. Per lui si parla di una cifra di 12 milioni di euro, dovrebbe andare all'Eintracht Francoforte. Cosa penso di questa operazione? Mi dispiace perché era una bella favola quella di Oughe, che abbiamo affrontato d'avversario. Il giorno dopo c'è stato l'interesse del Milan, è venuto ad una cifra bassa. Il ragazzo ha sempre avuto un profilo veramente ammirevole, basso, si è subito messo a disposizione, non ha fiatato quando è stato escluso dalla lista dell'Europa League, non ha fiatato quando Pioli non ha puntato su di lui, si è impegnato nello spogliatoio, si è impegnato negli allenamenti, si è impegnato anche con l'italiano. Mi ricordo ancora la famosa foto che lo ritraeva in aereo mentre con il libro di italiano cercava di imparare la lingua. Quindi da parte sua c'è stata veramente una grande professionalità che gli riconosco. Detto questo però ragazzi, vedo il Milan un po' costretto a fare questa operazione. Mi collega al discorso che ho fatto prima: il Milan ha degli esuberi ma non riesce a monetizzarli. È già tanto che siamo riusciti a monetizzare l'Axalt. Come vi ho detto prima, i Conti, i Caldara, i Krunic, i Castiglieco, non riesce a monetizzarli perché le altre squadre non li vogliono, al massimo li vogliono in prestito con diritto di riscatto. Diritto che poi non significa obbligo. Quindi se il Venezia si piglia Caldara, il prossimo anno il Venezia retrocede in Serie B, o mi auguro per loro rimangono in Serie A ma decidono di non esercitare il rinnovo, tu il prossimo anno ti ritrovi Caldara in squadra e quindi non hai monetizzato nulla. Ecco perché gli unici giocatori tra quelli fattibili che potevano essere ceduti e che potevano essere monetizzabili c'erano Oughe, Leao, poi ce n'era un altro che mi sfugge, e Pobega. Questi tre ragazzi sostanzialmente, perché gli altri sono tutti abbastanza intoccabili. E tra questi chi va via? Chi dai via? Pobega, così, insomma, a parte che abbiamo bisogno soprattutto, cioè, due sono i discorsi. Linea mediana, siamo ancora corti, e quindi sacrificare Pobega significherebbe veramente comprare altri due mediani, mentre adesso ne basterebbe prendere un altro. E soprattutto sulla sinistra in avanti hai giocatori in più, perché come esterno di sinistro, considerando che in attacco hai Giroud e Ibra ed eventualmente un terzo attaccante, quindi vari Leao, Rebic vanno considerati tutti esterni di sinistra, con Oughe sarebbero in tre per due posti, che non sarebbe male, visto che comunque il Milan deve giocare in Champions League, campionato, Coppa Italia, eccetera. Però magari il Milan piuttosto dice: io mi sacrifico un esterno di sinistra, se c'è l'esigenza al massimo sposto Brahim Diaz, se Leao non ci dovesse essere, se Rebic non ci dovesse essere,
Però almeno non ho. Ne deve sacrificare uno, ragazzi, perché il Milan, diciamocelo chiaramente, con gli addii a parametro zero di Donnarumma e Çalhanoğlu, ha avuto un forte contraccolpo economico. Il Milan ha bisogno di un trequartista, avrebbe bisogno anche di un mediano, di un esterno di destra, di un vice Calabria. E per forza di cosa, ragazzi, qualcosa devi monetizzare. Io sono d'accordo con chi di voi dice: no, ma Oge, perché? Perché non dargli in prestito? Perché abbiamo bisogno di soldi. È quel il discorso. Non avessimo bis avuto bisogno di soldi. Se Çalhanoğlu avesse rinnovato, secondo me, Oge al massimo l'avrebbero dato via in prestito. Ma visto che Çalhanoğlu è andato via a zero e quindi abbiamo bisogno di prendere un altro trequartista che giochi titolare oppure che sia al posto, che giochi al posto di Brandiaz, comunque un trequartista serve. Per questo motivo qua, ragazzi, devi monetizzare, perché il Milan ha speso tanti soldi per Tomori, per Tonali, per riscattare questa gente qua, per Giroud, per Magnà. Capite che o sacrifichi Oge, o sacrifichi Leao, o sacrifichi Pobega. Ragazzi, da qui non si scappa. Capisco chi magari dice: no, io piuttosto avrei tenuto Oge e avrei dato via Leao. Queste sono considerazioni personali basate sul valore che ognuno di noi dà ai vari giocatori del Milan, che insomma non si discutono, no? Perché sono appunto, come dire, idee soggettive. Personalmente, se con una pistola alla tempia mi avessero detto chi vuoi sacrificare, Pobega, Leao o Oge, a malincuore avrei detto Oge. Perché Leao mi dà quella sensazione che possa effettivamente fare il salto di qualità, mentre Oge, vi ripeto, ottimo giocatore sicuramente, però secondo me ha meno margine per migliorare, non so se mi sono spiegato. In una situazione tranquilla invece, vi ripeto, avrei dato Oge in prestito oppure l'avrei tenuto. In una situazione di emergenza, ragazzi, cioè non bisogna solo criticare, ma bisogna, secondo me, analizzare le varie situazioni, perché è facile dire: no, teniamo Pobega, teniamo Leao, teniamo Oge, e poi il trequartista con quali soldi lo prendi? Cioè, i soldi da qualche parte devono uscire, ragazzi. Il Milan sappiamo che, a differenza di altre squadre, punta molto sull'equilibrio economico, sulla stabilità economica, e questa è una cosa molto importante, ragazzi. Guardate l'Inter, che secondo me, mi permetto di dire, che negli ultimi anni ha speso più del dovuto. Per carità, ha vinto lo scudetto, benissimo per loro, ma adesso si ritrovano a dover vendere Hakimi e addirittura forse anche Lukaku. Il Milan invece sta lavorando al piccolo trotto, sacrificando dei giocatori, allungando magari i tempi di un possibile scudetto, di un possibile trofeo, per cercare di stare bene economicamente. Se per prendere il trequartista, ragazzi, bisogna sacrificare Oge, ce ne faremo una ragione, purtroppo. Vi ripeto, mi dispiace, però non si può avere tutto dalla vita. Fatemi sapere cosa ne pensate. Scusatemi se mi sono perso ultimamente. Vi anticipo, a parte le mosche che mi stanno circolando intorno, vi anticipo che questa sera ci sarà live reaction di Valencia Milan. Vi aspetto su Twitch. E sempre su Twitch, ragazzi, sto organizzando il secondo anno del Fantabrogna. Il primo anno l'abbiamo usato un po' per testarlo, non c'erano neanche i premi, sinceramente. Però quest'anno ci saranno dei premi molto molto interessanti. Quindi venite su Twitch stasera che vi racconto meglio la situation. Per adesso è tutto, e alla prossima. Ciao belli, ciao ciao!